la Mascarello batte questo calcio d'angolo, pallone al centro dell'area, prova il colpo di testa subito Laneto e poi c'è il gol del vantaggio. Dopo due minuti di gioco la Sabatino fa ciò che sa far meglio, cioè il gol. Si abbracciano le ragazze di Patrizia Panico. Dal corner della Mascarello arriva questo pallone dall'altro lato dell'area, la Bochete offre un assist bellissimo per Daniela Sabatino, colpo di testa e non c'è niente da fare per la Lemè, pallone che finisce nel sacco, 1-0 per la Fiorentina, un gol di pregevole fattura. Con le mani Santoro va da Parisi, il capitano lancia al centro dell'area dove c'è Vitale che di testa respinge fuori e ricaccia il Sassuolo. Attenzione, c'è spazio adesso per Cleland, sinistro di Cleland, gol del pareggio al minuto 42, non esulta l'ex di turno Cleland, 1-1 tra Fiorentina e Sassuolo. Al primo errore beffa Tasselli, prova a tuffarsi ma non arriva in tempo su questo pallone dal limite dell'area, un bel gol di Lana Cleland. Cleland osserva il posizionamento delle compagne, probabilmente andrà per il cross. Va Cleland, invece cerca la conclusione diretta in porta e c'è il gol del 2-1. Genio Cleland, implacabile, calcio di punizione a sorpresa. Ha notato che il portiere era spiazzato, ha fintato il cross per le compagne e invece ha trovato direttamente la porta. A Tasselli, rivediamo con il destro a giro. Lana Cleland beffa Tasselli, davvero un colpo di genio, perché la barriera era posizionata, alza la testa Bugeia, va sul fondo, cerca di assistere Lana Cleland, salva tutto Vitale, ancora però Dubkova, affrontata da due avversari, si gira bene, mette al centro, c'è spazio per Cleland con il sinistro, ed è 3-1 Sassuolo, tripletta di Lana Cleland, assoluta protagonista di questa partita, quarto gol in due gare contro la Fiorentina. Di che strabuzzare gli occhi con la grande giocata di Dubkova che si è ben girata e sul rimpallo è arrivato il sinistro di spalle alla Aronson, è costretta a ritornare indietro e a servire Miyashi. Miyashi al centro dove c'è Cantore, spalle alla porta, serve Filgens e c'è il 4-1 del Sassuolo, altra grande giocata della squadra di Piovani. Fiorentina, rivediamo Sofia Cantore di tacco, davvero geniale l'assistenza per la belga Filgens, con il destro a battere Tasselli, un gol di pregevole fattura. La Vale Bugeia nello spazio, c'è Cantore in mezzo, ancora Bugeia, trova Cleland di destro, 5-1 e poker per Lana Cleland che si fa anche male, letteralmente la Fiorentina da messa in ginocchio da questo Sassuolo, il destro qui di prima intenzione di Lana Cleland non può nulla il portiere Violo. Sassuolo che adesso trova lo spazio offensivo di Dubkova che prova il pallonetto e trova il 6-1. Prova quest'oggi il buco centrale di Vitale per Dubkova, tutto facile tentare. Riparte adesso il Sassuolo proprio con Dubkova, ci sono spazi ma c'è anche il fuorigioco. L'arbitro saggiamente fischia alla fine, visto il risultato non concede recupero al Bozzi di Firenze. Il risultato è clamoroso dopo l'1-1 dei primi 45 minuti.